Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video delle pagelle. Scusatemi per il video da seduto, ma lo sapete, le stampelle sono lì dietro, il gesso è qua. Pazientate, pazientate. Ora solo video da seduti per un altro po' di tempo. Ma bando alle ciance, siamo qua appunto per parlare delle prestazioni individuali dei giocatori in Milan-Lazio per chiudere il trittico di video dedicate alla partita. Poi ci metteremo a pensare alla difficilissima Borussia Dortmund-Milan che ci attende fra 2 giorni. E partita del Milan ottima, quella contro la Lazio, il miglior secondo tempo della nostra stagione, non la miglior partita secondo me perché complessivamente quella con la Roma era stata superiore nel complesso, però sicuramente il miglior secondo tempo della stagione a mani basse. Non è la miglior partita perché nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo. Ovviamente i voti saranno sicuramente condizionati al risultato, ma nel caso di alcuni giocatori magari un po' più bassi, perché ad un ottimo secondo tempo magari hanno fatto vedere un primo tempo un po' più così discutibile. Partiamo dal nostro portierone, Magic Mike Maignan, tornato tra i pali dopo la parentesi di Sportiello che lo ha sostituito per 2 partite a causa infortunio. Torna Maignan e insomma, la solita sicurezza, poco da dire. Non è particolarmente impegnato, ricordo un paio di parate su tiri centrali non particolarmente pericolosi, insomma, dove un portiere come lui è possibile che prenda gol. Per il resto, la solita buona gestione delle uscite del reparto, solita buona gestione della palla tra i piedi, insomma, lo conosciamo. E aveva preso gol da Pedro, gol poi annullato per fuorigioco, però insomma era un golasso all'incrocio dei pali dove anche uno come lui non poteva fare nulla. Comunque, insomma, gol che alla fine non è stato convalidato. Io a Maignan do 6 in ogni caso. 6 perché, ripeto, l'ordinaria amministrazione la fa bene, non deve fare niente di più. Proseguiamo con Calabria. Calabria purtroppo gli devo dare un'insufficienza. 5,5 Calabria. Mi spiace perché non è che abbia giocato malissimo, però non lo so. Quando Zaccagni lo puntava lo vedevo sempre in difficoltà. Era un mismatch un po' difficoltoso. Varie volte l'ho saltato, poi Zaccagni non sempre è riuscito a creare la giocata, ma l'ho visto andare in sofferenza in più di un'occasione. Secondo me nel reparto arretrato è quello che ha sofferto un pochettino di più, seppur senza fare cose particolarmente negative. Alla fine abbiamo tenuto il clean sheet e non abbiamo concesso grandi occasioni alla Lazio, quindi da questo punto di vista, secondo me, ha comunque giocato una discreta partita. Ma nell'ambito di una partita dove in tanti hanno giocato sopra la media, lui secondo me non ha giocato benissimo. Quindi voglio dargli questo 5,5 che poteva anche essere un 6, però sono un po' cattivo e gli do 5,5. Anche perché dal capitano del Milan comunque qualcosa in più me l'aspetto. Andiamo avanti con Kier. Kier gli do 6,5, che è un buon voto. Fa un errore principale in tutta la sua partita, quello diciamo in compartecipazione con Tomori, dove entrambi vanno a prendersi Castellanos mentre lasciano andare Felipe Anderson dritto in porta. E quello è un errore grave, dove Felipe Anderson si mangia il gol, ma secondo me è l'unico errore della sua partita. Per il resto, comunque, pur non essendo dirompente come Tomori, tiene bene la posizione, non si fa saltare quasi mai e non commette altri errori di rilievo. Secondo me, soprattutto perché alla fine su quell'occasione non abbiamo preso gol e per il resto ha fatto molto bene, si merita un po' di più della semplice sufficienza e quindi mi sembra giusto dargli 6,5. Anche perché, insomma, sappiamo che ha una certa età, sappiamo che è considerato da molti alla frutta, un po' anche da me, e quindi, insomma, quando fa queste buone prestazioni gli va dato atto, insomma, ha sostituito bene, ciao, nel turnover. Passiamo a Tomori, che invece secondo me ha fatto un'ottima partita ed è stato uno dei migliori in campo. Tomori do 7, ripeto, al di là di quella frittata in coabitazione con Kier, dove non so bene a chi dare le responsabilità di quell'errore, forse un po' più a Kier perché Felipe Anderson scendeva dal suo lato. Comunque, per il resto, partitona, super aggressivo, quasi mai una sbavatura, anche quando andava in aggressione non andava mai a vuoto, non commetteva mai falli inutili, non si è preso il giallo. Si è fatto vedere anche in qualche sortita offensiva, in un colpo di testa da angolo che meritava miglior fortuna, che è riuscito a centrare, e una sortita offensiva su una sua palla recuperata nella tre quarti della Lazio, parlando appunto di aggressione, e poi insomma diciamo che poi lì si è visto che non è un attaccante perché il contropiede è stato concluso male con lui che ha provato a fare da solo quando eravamo in 3 contro 2, ma insomma non è il ruolo suo quello di fare gol. Il ruolo suo è quello di difendere, lo sta facendo egregiamente, sono 3-4 partite che Tomori sembra essere tornato ai suoi livelli, incrociamo le dita perché se Tomori torna quello insomma di un paio di anni fa, allora c'è da divertirsi lì dietro. Quindi Tomori 7. Proseguiamo con Theo Hernandez, gli do 6. Secondo me ha fatto una buona partita, meritava anche 6,5. È stato anche
diciamo, ha partecipato ad alcune sottite offensive. Mi viene in mente ad esempio quella dove ha messo a rimorchio la palla per Pulisic, che poi l'ha sparata centrale su Prove nel secondo tempo, per dirne una. Si è sovrapposto spesso con Leao, dietro ha sofferto poco. Il motivo per cui gli do 6 e non 6 e mezzo è per l'ennesima ammonizione. Che palle, te, ogni volta in campo è una tassa da pagare sto cartellino giallo. E tant'è che a forza di prendere ammonizioni tra come questa per fare il gioco e tutte quelle che ha preso per proteste, siamo alla settima giornata e già in diffida. Prossima partita, se giallo prende il Teo, se giallo prende, scusate, se Teo prende il giallo è squalificato nella partita dopo. E quindi capite che non è possibile alla settima giornata essere già in diffida. Doveva stare più attento, specie nelle partite scorse dove ha preso almeno due gialli per proteste perfettamente evitabili. E quindi per questo, secondo me, una piccola punizione gli spetta, quindi 6. Andiamo avanti con il centrocampo, centrocampo dove apriamo con Loftus-Cheek. Purtroppo Loftus-Cheek gioca solo, mi sembra, 28 minuti, non più di tanto. E io, ragazzi, Loftus-Cheek gli do 6 perché nei suoi 28 minuti fa vedere anche buone cose, mi sembrava anche in palla. Era una partita almeno da 6 e mezzo, se non di più, però ovviamente essendo uscito subito al 28esimo fatica a dargli più di 6. Il suo nel tempo che è stato in campo l'ha fatto. Pare l'infortunio non sia troppo grave, una distrazione ai flessori se non ho capito male. Comunque nulla che lo dovrebbe tenere fuori dal campo per un mese. Secondo me, se tutto va bene, salterà le due prossime partite, poi ci sarà la sosta e potrà tornare dopo la sosta e ci andrebbe altro che bene. Speriamo che sia così perché ci serve a centrocampo. Centrocampo che aveva come mediano, diciamo, Adli che stavolta fa un'ottima prestazione. Mentre con scusate, con il Cagliari, secondo me, aveva fatto una buona prestazione, però macchiata da quell'errore sul gol del Cagliari. Questa volta fa una buona prestazione senza macchie. Magari sì, un po' aggressivo a centrocampo, dove ha fatto tipo 4-5 falli nel primo tempo, forse anche un po' troppo aggressivo certe volte, e gli è stato risparmiato il giallo in un paio di occasioni. Però, al di là di quello, battagliero, appunto, ma anche tecnico, delle belle sventagliate, ha partecipato anche all'azione del primo gol del Milan. Molto bene, secondo me Adli 6 e mezzo e sta sostituendo egregiamente Krunic, no? Ma quando tanti dicevano come facciamo senza Krunic, come faremo senza Krunic, io Krunic l'ho sempre detto, secondo me è un buon soldatino, il suo lo fa e gli ho spesso dato anche 6, 6 e mezzo nei voti, però non è certo un giocatore insostituibile e Adli ci sta dimostrando che non è un giocatore insostituibile. Adli, che non aveva mai giocato, merita di giocare, merita più spazio. Mi piace come sta interpretando il ruolo e come sta sfruttando la sua occasione. Spero di continuare a vederlo nelle prossime partite. Chiudiamo il centrocampo con Reinders. Anche a lui, come ad Adli, do 6 e mezzo. Secondo me la sua partita è molto buona, anche da 7. L'ho visto molto pulito a centrocampo, tante belle tracce, un'azione dirompente dove si è saltato tutta la difesa della Lazio e poi ha concluso sull'esterno della rete. Il motivo perché gli do 6 e mezzo, non 7, è perché gli manca sempre il tiro. Quell'occasione dove salta tutti e tira sull'esterno della rete, poteva far meglio incrociare sul secondo palo, ok? Ma soprattutto in occasione dell'ultima azione del primo tempo, quella dove Giroud ha tirato, ha parato Prove, lui si è trovato solo davanti al portiere, l'ha saltato con un tocco di suolo e poi ha colpito il palo, lì devi far gol. Capito che non sei un attaccante, sei un centrocampista, però lì devi far gol. Lì è grave non aver fatto gol. Quindi Reinders si abbassa di mezzo voto perché gli manca il gol. Può farne di gol, secondo me può farne anche diversi. Deve sbloccarsi. Comunque molto bene, a parte tutta la sua prestazione. Andiamo avanti con il trio offensivo. Pulisic, a Pulisic do 7. 7, anche lui uno dei migliori in campo. E sono molto contento di dargli questo voto perché nelle ultime partite era stato un po' sottotono. Col Verona male, contro il Cagliari, anche se era stato spostato nella sua fascia principale. E anche se aveva fatto l'assist per Loftus, secondo me non aveva giocato benissimo. E questa volta molto bene. Segna il gol che sblocca la partita, importantissimo. E fa tante giocate preziose dove difficilmente riescono a prendere sulla sua fascia. Speriamo sia tornato il Pulisic di inizio campionato. 7. E centravanti Giroud gli devo dare 5,5. Secondo me è stato il peggiore in campo. Mi spiace perché io amo Olivier Giroud, però è qualche partita che sembra un po' stanco. Si è spesso salvato, tipo col Verona, con l'assist, situazioni simili, ma in questo caso, pur avendo riposato contro il Cagliari, non ha fatto una buona partita. L'unica occasione dove lo si vede è quando appunto fa quel tiro che viene parato la prova e poi Render sulla respinta manda sul palo, lì ha fatto una bella girata, ma per il resto un po' evanescente, molte sponde sbagliate. Una volta si è tirato la palla addosso per fare una sponda,
non ha difeso benissimo il pallone, insomma, mi aspettavo qualcosa di più da Giroud. Chiudiamo i titolari con Leao, e Leao mio personale MVP, secondo me migliore in campo, gli do 7,5, ma nonostante un primo tempo non eccezionale, dove aveva sbagliato un paio di discese, ma dove comunque aveva messo alla frusta i riflessi di Provedel con un tiro forte di sinistro sul primo palo, però insomma nel secondo tempo alla fine della partita decide lui, perché se è vero che non compare il suo nome nel tabellino dei marcatori, compare in quello degli assist ed entrambi i gol sono al 50%, il secondo gol anche all'80% roba sua, perché nel primo gol è anche Pulisic a fare a metterla dentro da una posizione non facilissima, quindi c'è anche suo merito, ma la scasata sulla fascia è stata la sua, e nel secondo gol si è bevuto tutta la difesa della Lazio e ha dato a Okafor una palla giusto da spingere, un cioccolatino che diceva solo mettimi in porta, quindi praticamente i due gol è quasi come se fossero suoi. Quindi, secondo me, 7,5, migliore in campo. Bravo, Leao, rispondi alle critiche in questa maniera. Velocemente subentrati, a parte Musa, non molto velocemente, perché Musa è entrato al 28esimo, quindi ha giocato quasi una partita intera, ha sostituito Loftus-Cheek e gli do 6,5. Mi è piaciuto tanto Musa. Gli avrei quasi dato anche 7, però vabbè, alla fine ha giocato un'ora, non tutta la partita. Qualche piccola sbavatura, ma secondo me molto bene. Mette in mezzo, dopo una sua sgasata sulla fascia, quella palla che Giroud trasforma nell'occasione più grande nel primo tempo. E tanta garra, corre veramente dappertutto, si fa ammonire un avversario, si prende dei bei falli. Mi sta piacendo tanto Musa e ripeto, come detto in altre partite, bellissima scoperta finora perché non confidavo granché in lui, per quello che conoscevo del giocatore, invece mi sta stupendo. Spero continui a stupirmi. Gli altri subentrati sono Okafor, a cui do 6,5 per il gol. Non si vede tantissimo, diciamo, nel tempo che ha, e 20 minuti più recupero che ha a disposizione, però diciamo, si fa trovare al posto giusto, al momento giusto, sul gol. Lì è vero che Leao gli mette una palla sola da spingere dentro, ma lui è nel posto giusto Questo è importante per un attaccante spesso, quindi secondo me gli vale almeno quel mezzo voto in più. Okafor, il gol che chiude la partita e ci rende il finale di partita un po' più tranquillo, 6,5. Gli altri subentrati sono Florenzi, che entra al 70esimo, a cui do 6, buona partita di Florenzi, non gioca tantissimo, ma i suoi 20 minuti più recupero li fa egregiamente. Insomma, Florenzi si sta dimostrando più che una valida alternativa, anzi secondo me gioca anche meglio di Calabria spesso. Ed è entrato al 70esimo anche Pobega, a cui anche lui do 6. Non mi ha fatto impazzire Pobega in quei 20 minuti che è stato in campo, avrei potuto anche dargli meno, ma insomma ha giocato poco, non voglio essere troppo cattivo. L'ultimo subentrato è Chukwueze, che per ovvie ragioni si prende senza voto perché ha giocato 8 minuti, quindi insomma entrato un po' tardi, poteva farlo entrare anche prima. E chiudiamo con il voto all'allenatore Pioli, con cui questa volta sarò particolarmente generoso e gli do 7. 7 perché, ripeto, secondo me è la seconda migliore partita giocata in stagione, comunque il miglior secondo tempo. A vedere il primo tempo, difficilmente poteva prendersi più di un 5,5, però secondo tempo ottimo. È vero che la decide spesso Leao con le sue sgasate, però nel secondo tempo ho visto anche un Milan estremamente aggressivo e questo non può che comunque derivare anche dalle indicazioni dell'allenatore, che questa volta secondo me ha fatto delle buone scelte di formazione, ha fatto dei cambi giusti. Anche lo stesso Musah e Okafor che sono entrati a gara in corsa hanno fatto bene. Mi sembra giusto premiarlo con un 7. Io, Pioli, se non giocassimo contro l'Inter, spesso mi troverei anche a fare i complimenti. Peccato che poi ogni volta che giochiamo contro l'Inter mi tocca rivedere tutto il mio giudizio su di lui e dargli 0 in pagella. Però chiudiamo la parentesi derby. Ci sarà modo di avere altri derby più avanti. Per adesso, però, in queste ultime partite Pioli bene, specie in questa dove gli do 7. Bene, questi erano i miei voti della partita, fatemi sapere i vostri nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale qualora non siate iscritti, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!